Pepe Escobar, mi scrive Pepe Escobar, mi scrive dalle lontane Americhe. È un simpatico signore, Pepe Escobar. Per quello che posso ricordare, nel suo avatar c'è una figura maschile che fa il gesto britannico dell'ombrello, capito? Il gesto britannico dell'ombrello. A me piacciono tanto quelli che fanno il gesto britannico dell'ombrello, perché ha una sua eleganza estetica. Non è come quelli che alzano il dito pollice per fare l'autostop, perché quel dito pollice sollevato in alto ti promette delle brutte cose. No, Pepe Escobar, per quello che ho potuto capire, nel suo avatar fa il gesto dell'ombrello, capito? Un gesto tanto simpatico, tutta l'eleganza britannica, capito? E perché mi scrive Pepe Escobar, perché mi scrive? Mi dice, Serafina Massoni, tu continui a sventolare questa cartolina, continui a sventolare. Se continui a sventolare questa cartolina qua, su questo tuo ebook interattivo e multimediale, patriarcato, la continua a sventolare. Credi di essere solo tu, Serafino Massoni, a trattare l'argomento, ma noi qua, nelle lontane Americhe, ce ne abbiamo uno che è più importante di te, perché tu, Serafino Massoni, in fin di conti chi sei? Sei un parvenu, sei un outsider. Cosa potrai mai aver scritto? Cosa potrai mai aver scritto in questo ebook interattivo multimediale? Che tra l'altro non hai scritto manco da solo, perché c'è la collaborazione di Elena Ferrara, pittrice di Palermo e tante altre cose. E poi Tommaso Minniti, attore del Piccolo Teatro di Milano e tante altre cose. Noi qua nelle lontane Americhe abbiamo un vero cattedratico che tratta i tuoi stessi argomenti, ma non è un parvenu come te, non è un outsider come te che non fai altro che sventolare vergognosamente in continuazione questa miserabile cartolina. No, è un cattedratico. E mi ha mandato il link di questo cattedratico. Ma io, caro amico Pepe Escobar, io sono contento che un cattedratico tratti i miei stessi argomenti. Per me l'importante, caro Pepe Escobar, che fai così, fai, e mi piace tanto, quelli che fanno così mi piacciono tanto, per me l'importante è sapere che questo mio ebook, interattivo e multimediale, scritto in lingua italiana, presto, 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 molto presto, molto presto, esce nella versione inglese. Per cui arriverà pure nelle lontane Americhe, cioè andrà in tutto il mondo, on the world, andrà nelle lontane Americhe. E potrai anche leggerlo questo grande cattedratico, che io apprezzo tantissimo, l'ho appreso, tant'è vero che di questo grande cattedratico io metto il link nel riassunto di questo video. Nel riassunto di questo video, cari amici che mi seguite, non c'è soltanto la lettera che mi scrive Pepe Escobar dalle lontane Americhe, ma ci sarà pure il link che vi porta, diciamo così, su un sito dove si parla di questo grande cattedratico latinoamericano, famoso in tutto il mondo. Io sono contento, caro Pepe Escobar, capito? Sono tanto contento, caro amico. E presto lo potranno leggere tutti lo potranno leggere, perché l'inglese ormai è lingua internazionale, appare in lingua inglese. On the world, on the world. Ok, caro amico Pepe Escobar, tu lo sai, lo sanno tutti che questa mia web TV è una web TV on demand. Tu mi scrivi e io ti rispondo. Tu mi proponi un argomento e io dibatto l'argomento con un video. Ecco qua che l'ho dibattuto. L'ho dibattuto. Io sono contento che anche i cattedratici parlino del matriarcato. Anche il grande cattedratico italiano Carlo Sini, che insegnava storia della filosofia, non so, filosofia, storia della filosofia all'Università degli Studi di Milano, che è andato in pensione qualche anno fa, e ha dedicato l'ultimo suo anno accademico al matriarcato. E io a Carlo Sini, che è uno dei più noti filosofi italiani, ho dedicato pure dei video. Per cui dedico questo video non solo a te,
Pepe Escobar, ma pure al cattedratico latinoamericano, che tratta gli stessi argomenti e non li tratta dal marciapiede come faccio io, ma li tratta dall'alto di una bella cattedra universitaria. Va bene, caro Pepe Escobar, ok? Vedi, questa web TV on demand fa il proprio dovere, e credo che sia l'unica TV on demand a questo mondo. E nel mondo presto andrà questo mio ebook interattivo e multimediale, sempre con la partecipazione di Elena Ferrara, pittrice di Palermo ed altro, e Tommaso Minniti, attore del Piccolo Teatro di Milano ed altro. Ok? Caro Pepe Escobar, mi raccomando, non lo cambiare mai, quell'avatar lì, capito? Non lo cambiare mai, perché è un gesto molto elegante questo, eh? Va bene. Grazie a te, grazie a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.